Ciao amici e benvenuti a questa nuova puntata delle recensioni di Tuco. Oggi parliamo di quello che è probabilmente il film del momento. Dune di Denis Villeneuve è l'adattamento cinematografico di un libro del 1965 firmato da Frank Herbert che ha influenzato la maggior parte della fantascienza del Novecento, sia da un punto di vista letterario che cinematografico, essendo principale fonte di ispirazione anche per un prodotto come Star Wars, che è decisamente entrato nella nostra cultura popolare. Il film di Villeneuve è il secondo adattamento del romanzo, il primo è firmato da David Lynch del 1984, ma è un film decisamente da dimenticare, per le ovvie difficoltà di narrare una storia, un immaginario così enorme in un'unica pellicola. E insomma, lo stesso David Lynch, insomma, è il film di cui si vergogna sostanzialmente. Quindi già iniziare a lavorare su un'idea del genere è decisamente una cosa molto audace. Il risultato, a mio parere, è superbo. Dovete andare a vedere il film al cinema per due motivi. In primis perché potrete dire ai vostri figli: ah, guarda che io sono di quella generazione che ha visto Dune 1 al cinema. Perché probabilmente ha tutte le carte in tavola per diventare uno di quegli eventi di cui, che faranno da capisaldo della storia del cinema del XXI secolo. E in più per delle caratteristiche tecniche. Dovete andarlo a vedere al cinema. Perché solo con l'esperienza cinematografica riuscirete a godere appieno del lavoro del regista. Uno dei principali punti forti del film è proprio la parte visiva. Una fotografia impeccabile e una scelta di immagini stupende che riempiono tutta la solennità del film. Chi lo guarda svogliatamente vedrà un film lento. Io vi dico che è un film estremamente solenne. Ti sta raccontando un universo e si prende il tempo che è giusto che si prenda per intrattenerti e per riempirti gli occhi con delle immagini stupende. Un altro dei punti forti, insomma, della pellicola è sicuramente il suono. Hans Zimmer si supera e crea un impianto sonoro impeccabile che diventa un po' come quello di Morricone nei film di Leone, un vero personaggio in più, e quindi non sottolinea semplicemente delle emozioni o delle situazioni che stanno avvenendo sullo schermo, ma in un certo senso le crea veicolando le emozioni dello spettatore. Davvero, davvero una prova impeccabile anche da parte di Zimmer. Ovviamente il terzo pilastro su cui si regge il film è sicuramente la storia. La storia è capace di catapultare attraverso i primi due, diciamo pilastri, chiamiamoli così, lo spettatore all'interno di un vero e proprio universo totalmente diverso da quello che potremmo immaginare, sicuramente che ci dà l'idea di essere un po' familiare, ma semplicemente perché è uno di quegli aspetti che ha ispirato fortemente Star Wars, per cui ci sono delle forti analogie. Anche qui abbiamo vari popoli che coesistono in un unico sistema politico retto da un unico imperatore. Anche qui abbiamo dei popoli estremamente diversi tra loro che cercano di convivere o di scontrarsi, o di sopravvivere sostanzialmente. Anche qui abbiamo il pianeta desolato e desertico, cioè abbiamo delle analogie abbastanza evidenti. Quindi ti spiega, ti mostra tutte quelle che sono le mille pedine messe in campo dalla storia, e sostanzialmente riesce anche a catapultarti in una visione di cose in cui ti rendi conto che c'è una miriade di storie possibili che ti potrebbero essere raccontate. La trasposizione del libro è, a dire di chi l'ha letto, io non l'ho letti, non l'ho letto, è estremamente fedele e quindi risente anche di quello che è il contesto sociopolitico, storico in cui quelle idee sono state partorite. Ci sono le due superpotenze che si scontrano, c'è la corsa a quello che per loro è il petrolio, che è questa sorta di sostanza che è la spezia, il mélange, come lo chiamano nel romanzo, che è alla base dei viaggi stellari, quindi diventa un po' esattamente come il nostro petrolio sostanzialmente,
Quindi ci sono le popolazioni autoctone che vengono sostanzialmente schiacciate dagli interessi delle altre casate. Quindi davvero una cosa molto molto particolare, anche inquadrata da un punto di vista storico. C'è un cast stellare, veramente ci metterei mezz'ora per dirvi tutti gli attori che ci sono, da Javier Bardem a Zendaya a Oscar Isaac, che mi è piaciuto tantissimo in questo film, a Jason Momoa, ma davvero una quantità incredibile di stelle per un affresco che davvero è una di quelle cose che ti riconcilia col cinema. Se proprio dovessi trovare dei difetti, direi che in primis sono dei difetti un po' propedeutici al tipo di progetto che c'è e un po' decisamente, diciamo, superabili. Mi spiego. Sicuramente il primo difetto è quello di avere una scarsa caratterizzazione dei personaggi, o meglio, i personaggi sono un po' i classici personaggi del film di genere, quindi qualcuno che non risponde delle proprie, tra virgolette, emozioni, ma risponde del ruolo che ha all'interno della storia. E questo però è spiegato nel secondo dei difetti, tra virgolette, metteteci 10.000 virgolette, del film. Il difetto in questione è il fatto di essere una parte 1. Non perché questo sia un difetto in senso assoluto, ma perché nel momento in cui ti ha spiegato questo bellissimo affresco intergalattico, e quindi nel momento in cui tu pensi di aver presente lo scenario entro cui si muovono i personaggi che ti ha presentato, i tantissimi personaggi che ti ha presentato, quando siamo arrivati a quello che sembra il dunque, quando i personaggi si cominciano a incamminare sulla strada che tutto l'apparato del film sembra avergli disegnato davanti, escono i titoli di coda. E questa è una cosa che non ho apprezzato tantissimo. Mi spiego, avrei preferito che ci fosse comunque un arco narrativo all'interno del film che fosse comunque chiuso. Cioè che il film, se anche adesso non fanno la parte seconda, è un film che ha il suo inizio e la fine. Cosa che così non è. Perché qui siamo di fronte comunque a una parte 1. È fastidioso? No, perché comunque la sua grandezza l'ha trasmessa. Non è un film che se non faranno la parte seconda sarà tempo perso, assolutamente. Va detto però che la parte seconda non è stata ancora confermata, perché si aspettano i risultati del botteghino e della critica, anche se sostanzialmente è più che altro una formalità, in quanto il botteghino sta rispondendo non bene, di più. La critica è super entusiasta del prodotto, quindi siamo davvero di fronte a quello che può essere l'inizio di una saga davvero prolifica e, sperando si mantenga su questi binari, davvero bellissima e capace di portare tanta gente al cinema e tanta gente al cinema di genere, che soprattutto nel caso della fantascienza, queste grandi saghe sono sempre state finora polarizzate dal prodotto di George Lucas. Quindi assolutamente, ripeto, proprio quella caratterizzazione dei personaggi che vi dicevo, si vede che è un problema, tra virgolette, di tempo. Cioè, sembra proprio che ti stia dicendo: ok, guarda, il personaggio è questo, ti metto comunque delle caratteristiche emotive per farti capire chi è, ma poi te lo spiego per bene più avanti, che mo non ci abbiamo tempo. E contate che già facendo così il film dura sulle 2 ore e mezza, quindi un tempo abbastanza importante. Quindi assolutamente andate a vedere questo maledetto film, perché è un film che non vi pentirete di aver visto al cinema e perché ha davvero tutte le carte in regola per poter essere un film di cui discutere un po' con chiunque, che diventa uno di quegli argomenti di conversazione, proprio come quello che ho stracitato, Star Wars. Un'altra piccola postilla è proprio nel rapporto, diciamo, che questo film può avere con Star Wars. Ho letto e ho sentito da un sacco di parti che Dune è la versione matura di Star Wars, cosa che io trovo decisamente ingiusta rispetto al prodotto di George Lucas. Intanto, quando parliamo di Star Wars, fateci caso, questo per l'importanza di quello che è stato Star Wars, comunque parliamo non di un film, ma di un intero universo, anche da un punto di vista produttivo, cioè parliamo di 9 film, serie, romanzi, fumetti e cose del genere. Di Dune principalmente stiamo parlando di una serie di romanzi e un film. Quindi, insomma, è facile che
in 10.000 cose ci siano dei passi falsi, e purtroppo Star Wars ne ha fatti tanti di passi falsi. Però va detto che Star Wars ha un merito rispetto a Dune, che è quello, a mio parere, di essere leggibile a più livelli. Dai 10 ai 90 anni tutti possono guardare e a tutti può piacere Star Wars. E ognuno può leggere, a seconda della maturità del proprio occhio, tra virgolette, può leggere delle cose diverse all'interno della storia. Dune non è così, è un film che se lo fai vedere a un ragazzino probabilmente dice: Madonna, che palle questo film, non succede niente per tre quarti del film, eccetera, eccetera. Mentre chi lo guarda con un occhio più adulto sicuramente si rende conto di tutti i riferimenti culturali, si gode anche di più la storia. Quindi assolutamente andateci tranquilli di poter vedere comunque un film importante, non una cazzatella per ragazzini. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se siete andati al cinema a vederlo. Noi ci vediamo prossimamente, spero prestissimo, con altre recensioni. Alla prossima!